Allora, vi confesso innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questo invito. Vi confesso innanzitutto che io stavo per non venire, perché come capita ciascuno di noi nella sua vita ha dei momenti particolari. Ieri è stato un momento molto particolare per me e vi spiego perché. Sin da qualche giorno, un paio di giorni prima, avevo iniziato a scrivere un articolo per Radio Spada, che mi era stato chiesto da Radio Spada, sulla rappresentazione, diciamo così, che Pannella ha voluto dare di un fatto fisiologico, di un intervento che aveva subito. Ho terminato di scrivere questo articolo e nella parte conclusiva di questo articolo, ricordandomi di uno dei tanti episodi del mio passato di cui sono stato testimone e di cui ho scritto nel mio primo libro, un episodio antico di una quindicina d'anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, in una trasmissione di Costanzo, Pannella in sciopero della sete, e intervenne il presidente Ciampi per chiedergli di sospendere lo sciopero della sete. Io sono stato testimone del fatto che c'è chi lavorò a lungo nei giorni precedenti perché Ciampi intervenisse. E quindi, testimone di questo fatto, di tanti altri fatti che corrispondono al sapere che io ho, avendo frequentato il mondo radicale per 25 anni, dei metodi, delle strategie, dei contenuti della cultura radicale, a conclusione di questo articolo avevo scritto, richiamando anche un invito esplicito che Pannella aveva fatto all'attuale pontefice, dicendo che con quello che lui dice dà speranza al diritto e alla libertà, e un richiamo esplicito che lui faceva un intervento del pontefice, concludevo questo articolo: attenderà una telefonata? Punto interrogativo. Come mi capita spesso, perché il percorso della conversione, la mia attività, anche lo stare qui in mezzo a voi, io non tenevo in particolare a venire a Teramo, perché qualcuno mi ha insegnato, un monaco benedettino e un esorcista con il mio onore e mia amicizia, che dal male bisogna solo sfuggire, non si può affrontare. Quindi questa è una città dove è nato un personaggio che ha fatto tanto male alla società italiana, di cui c'è inconsapevolezza totale, non soltanto nel mondo cattolico. Il mondo cattolico ci marcia su questo. E poi ci vedremo. Come mi capita spesso, in questo mio cammino di conversione, che è unito a mia moglie e alla mia famiglia, questo articolo l'avevo fatto leggere a mia moglie. Io sono rimasto nella stanza dove scrivevo, mando l'articolo, mia moglie va nell'altra stanza, quindi aveva letto anche la parte conclusiva, accende la televisione e sa della notizia della telefonata del Papa a Pannella e mi dice: guarda che il Papa ha chiamato Pannella. Quindi in qualche modo l'avevo previsto questo fatto. E molti, come avvenne 15 anni fa, di cui fui testimone per quanto riguarda Ciampi, ci hanno lavorato su questo. Ci ha lavorato sicuramente il direttore del giornale del Papa, Gian Maria Vian, che più volte, per ore, è andato a Radio Radicale. La prima volta è stato 3 anni fa, quando ha celebrato i 150 anni del giornale del Papa a Radio Radicale per 2 ore con un'intervista. Poi è andato insieme a Lucetta Scarafia qualche mese fa a fare un dibattito sulla cultura cattolica con Pannella nella sede del Partito Radicale. Poi l'ultima volta, il 16 aprile, per 2 ore con Pannella ha parlato dell'Immacolata Concezione, che avrebbe originato il femminismo, la parte laica del cristianesimo, eccetera. Questi erano. Andatelo ad ascoltare perché è molto molto istruttivo. Ci ha lavorato sicuramente Monsignor Marchetto, che è stato un altro degli interlocutori
di questi mesi nei dibattiti dei radicali. Ci ha lavorato, sono sicurissimo, padre Federico Lombardi, protagonista a detta di Pannella di uno storico incontro nella sede di Radio Vaticana. Quindi ci hanno lavorato tante persone e poi il cappello l'ha messo la più amata degli italiani, Emma Bonino. La persona che nel 1975 racconta in un'intervista oggi mai smentita, durante la pratica degli aborti si usavano un dilatatore di plastica, un vaso dentro cui si fa il vuoto e in cui finisce il contenuto dell'utero. Io uso, raccontava Emma Bonino nel 75, non l'ha mai smentito, un barattolo da un chilo che aveva contenuto della marmellata. Alle donne non importa nulla che io non usi un vaso acquistato in un negozio di sanitario, anzi è un buon motivo per farsi quattro risate. Poi Emma Bonino diviene parlamentare per oltre 35 anni, fa una carriera straordinaria nazionale e internazionale, commissaria europea, sondaggi all'80% per lei, sarebbe diventata Presidente della Repubblica sicuramente se Giorgio Napolitano non avesse accettato il reincarico, prova il fatto che è diventata Ministro degli Esteri nel silenzio totale di tutti coloro che si potevano opporre e dire una sola parola e non l'hanno detta, quindi erano consenzienti, Ministro degli Esteri di un partito che è lo 0,19%, poi come sapete è stata avvicendata con il governo Renzi e Napolino e in silenzio, anche qui una cosa strana, dicono tanti, come mai è in silenzio? Io l'ho scritto perché attende la nomina, l'elezione del Presidente della Repubblica, mica i radicali mollano, non mollano affatto, non possono mollare. Emma Bonino è la più probabile candidata alla Presidenza della Repubblica dopo le dimissioni che ci saranno prima o poi di Napolitano. È certissima questa cosa e molti stanno lavorando su questa cosa. Voi pensate che sia un caso che tutti i telegiornali di ieri abbiano detto che Emma Bonino, una persona che 40 anni fa ha fatto queste cose, è stata imputata in un processo che non è mai, si è mai celebrato insieme a altre persone, perché sono diventate parlamentari, di 10.000 concorso in omicidio, 10.000 aborti, perché all'epoca, prima della legge 194, l'aborto era un reato, no? Sia un caso che tutti i telegiornali abbiano detto che è stata lei a chiamare il Papa, a mettere il cappello sulle manovre che c'erano state perché il Papa chiamasse Pannella, e a detta di Pannella, che poi ha ripetuto questa telefonata, il Papa gli ha detto coraggio, le sarò accanto in questa battaglia che sta conducendo. Beh, io sono stato male perché questo fa parte anche della mia storia personale. Sono stato male perché ho ripercorso in un istante i miei ultimi 10 anni di conversione e di persecuzione, perché tali sono stati insieme alla mia famiglia, di rinuncia a tutto, a tutte le cose della terra, perché mi hanno fatto terreno bruciato su tutto, mi hanno tolto il lavoro, ho ricevuto una condanna penale a 10 mesi con pena sospesa e non menzione, non ho potuto avere i miei diritti di 20 anni di lavoro perché non avevo i contributi, sono stato pagato a livello occasionale, quindi appena ho detto a Pannella guarda io vado via ma se tu non mi dai il mio io faccio causa, mi ha fatto una denuncia penale su somme di denaro che corrispondevano esattamente ai miei stipendi sui quali avevo pagato le tasse, io ho ricevuto una condanna. Non solo, in primo grado è venuto l'ufficiale giudiziario che voleva da me 200.000 euro e me li chiederanno ancora perché potranno fare un'azione civile. Ho perso la causa di lavoro sia in primo che in secondo grado. Questo poi in sintesi è stata la mia storia. Perché? Perché mi ero sposato in chiesa con questa donna che avevo conosciuto e è stato per me lo strumento che Dio ha scelto di farmi incontrare sulla sua strada. Sono stato male, molto male, non ci ho dormito stanotte, mia moglie ha pianto tantissimo ieri, tutta la giornata, è stata male, molto anche lei, cose che capitano.
Stamattina mi sono detto, dicevo il pullman da Roma, io non so, non ho più una macchina, perché non ho più niente, non ho immobili, sono un tesoriere, il primo tesoriere della Repubblica condannato, ma io nella mia attività di tesoriere, che è durata 10 anni, italiana e transnazionale, avendo avuto rapporti con centinaia e centinaia di fornitori, gestendo tutte le campagne elettorali e referendarie, quindi immaginatevi il monte di denaro che ho gestito per conto di Pannella, non mi sono acquistato immobili, gioielli in Tanzania, nulla, lauree, nulla, nulla, niente. Però sono il primo tesoriere della storia della Repubblica Italiana, dicono i radicali e se ne vantano, condannato, per merito loro, perché loro i panni sporchi li dicono alla magistratura. L'ho detto anch'io alla magistratura, i loro panni sporchi, perché quando ho ricevuto la loro denuncia, io allo stesso magistrato sono andato con gli assegni di Radio Radicale del 1999, pari a 5 miliardi di lire, che Radio Radicale aveva girato al Partito Radicale, quindi al sottoscritto che era il tesoriere, e il tesoriere aveva girato a sua volta questa cifra alla lista Pannella perché affrontasse la campagna elettorale. Quindi chiedevo al magistrato, è un reato? Uso privato di denaro pubblico? Archiviata, naturalmente. Non ho avuto più notizia di questa denuncia. Quindi questo un po' è una delle cose che sono accadute. Naturalmente quel denaro pubblico, 10 milioni di euro all'anno da tantissimi anni, un foraggiamento inutile per Radio Radicale, uno spreco di denaro inutile, perché quel servizio hanno avuto una legge, attenzione, che lo consente, quel servizio è svolto da tantissimi siti, anche la RAI lo svolge, quindi assolutamente inutile. Quello strumento di informazione serve soltanto alla possibilità che Pannella, la Bonino e i radicali diffondano la loro cultura che sta diventando egemone e che ha dilagato non solo nel nostro paese, ma in tutta Europa. Ha secolarizzato la società occidentale, naturalmente di più in questo paese. Autori di questo finanziamento, quindi responsabilità precise, note, pubbliche, guardate un po', sono dei cosiddetti, le responsabilità sono dei cosiddetti parlamentari cattolici, c'è un elenco infinito di cosiddetti parlamentari cattolici che ormai non si vergognano di nulla, io non so se Gaetano Quagliarello è un parlamentare cattolico, non lo so, non ho elementi. Certamente Gaetano Quagliarello, quando era vicepresidente del Senato, l'ho scritto in uno dei miei libri e non l'ha smentito, mi ha detto che Berlusconi, così come l'aveva fatto D'Alema, così l'aveva fatto Prodi, dai 10 milioni di euro a Radio Radicale, l'ultima volta a ottobre con la finanziaria, novembre Letta gliene ha dati 20, non 10, per 2 anni, 20, mi ha detto che da Berlusconi aveva dato questo danno per farlo divertire a Pannella. Eugenia Roccella, probabilmente cattolica, è stata nominata portavoce nel 2007 del Felidei addirittura. In Parlamento difende, si fa per dire, perché il suo modo di difendere è un po' strano, nel senso che presenta per esempio sul progetto, sul testamento, cosiddetto testamento biologico, progetti di legge che sono l'usbergo all'eutanasia, preludono all'eutanasia, oppure firma linee guida insieme alla deputata cattolica Binetti, che rendano omogenea su tutto il territorio nazionale la distribuzione della pillola RU486. Eugenia Roccella, quando io vidi il suo nome tra coloro che firmavano a favore del finanziamento della Radio Radicale, mi disse molto candidamente:
me l'ha chiesto un amico a cui non potevo dire di no. Questi sono gli esempi della presenza cattolica in Parlamento in questo momento. Quindi mi sono ricordato tante di queste cose, questi 10 anni, come un flash, e poi stamattina mi sono detto, e questo mi ha dato un po' la forza di venire con il desiderio, dicevo Daniele mentre tu prendevi l'acqua, grazie, non di venire tanto a Teramo, ma di aggiungere una testimonianza alle 60 che ho fatto, grazie a Dio, della mia vicenda in questi 2 anni e mezzo, ci tenevo a venire. Mi sono detto, con questo evento di ieri, mi sono detto, ho riflettuto su questo, che secondo me è l'elemento essenziale, con questo evento di ieri, ormai è chiaro, è sempre più chiaro che cosa è in campo e che cosa è in gioco in questo momento per coloro che vogliono concretamente operare nelle loro vite e con gli altri in base ai principi che qualcuno vuole tentare di sopprimere. Parliamoci chiaro, ancora più chiaramente. È chiarissimo per me, con quello che è accaduto ieri, e forse da un certo punto di vista è meglio che sia accaduto, perché significa che i tempi si stanno accelerando, come giustamente diceva, giustamente, come in maniera esatta e coerente rispetto a tutto il discorso e a tutte le cose che sono state dette 100 e oltre anni fa. Come giustamente diceva la Madonna a Fatima, che c'è un tempo finale dove sarà sempre più chiaro chi sono i carnefici e chi sono le vittime. E in questo tempo finale, che cosa significa che sarà più chiaro? Significa che coloro che vogliono partecipare al banchetto dell'agnello, dove i carnefici non avranno posto, non parteciperanno al banchetto dell'agnello e carnefici, questo ce l'ha detto Gesù, devono essere testimoni nelle loro vite di quello in cui credono, a tutti i livelli. Se i genitori che hanno bambini che vanno alle scuole elementari sono raggiunti, e forse non c'è neanche l'obbligo di metterli a conoscenza, ormai è de plano, che i loro figli debbano, dagli 0 ai 4 anni, debbano comprendere il piacere della masturbazione o il piacere sessuale. Quei genitori, se vogliono vivere obbedendo ai principi e vogliono che i loro figli vivano in una società in cui la morale, la legge naturale abbia uno spazio preminente, devono diventare testimoni di quei principi. Testimoni di quei principi significa anche disobbedire alle leggi ingiuste e organizzarsi per disobbedire alle leggi giuste. Se vogliono fare una legge, come si sta discutendo in questo momento al Senato, che da un certo punto di vista, io ne parlo nel mio libro, in maniera abbastanza diffusa, e non credo che passerà, diciamo così, liscio il fatto che ne parlo, affronto le conseguenze, perché ne parlo in maniera estesa e puntuale. La legge cosiddetta Scalfarotto, se passa quella legge ci sarà qualche problema, non tanto nelle chiese, perché nelle chiese la prima lettera di San Paolo ai Romani già adesso viene evitata la lettura di quella prima lettera,
è un testo, come sappiamo, della Sacra Scrittura, che dice cose che chi crede, chi è cattolico, non può non ritenere come suo patrimonio rispetto al modo in cui deve tenere presente il problema dell'omosessualità. Ma quel testo viene evitata la lettura. Ma a prescindere da questo, quella legge avrà delle conseguenze per chi in questa materia vuole evocare i principi cristiani. Se uno va in mezzo alla strada, e come si fa nei paesi anglosassoni, fa un comizio su questi temi, c'è quella legge, rischia l'arresto. Allora, questo è un altro esempio in cui bisogna diventare testimoni dei principi di quella fede e bisogna organizzarsi per esserlo, nella legalità naturalmente. Ma non si può nel tempo finale, se questo è il tempo finale, e il tempo finale significa, sappiamo che cosa significa, la venuta sulla terra di Gesù Cristo, questo è il tempo finale, non sappiamo quando, ma ci sarà il giudizio, perché Dio è anche giudizio, non è solo misericordia. Qui c'è la dimensione della misericordia che copre tutto, copre le nefandezze, ignominie, peccati, abolisce i peccati, si rivolge all'uomo come creatura nobile. L'uomo è peccatore. La misericordia non considera o dice che il male, si limita a dire che il male è un mistero. Detta così, è un'idiozia. Dire che il male è solo un mistero è un'idiozia. Perché il male è una realtà fisica e spirituale che fa parte delle nostre vite. Sta dentro di noi, accanto a noi, lo viviamo ogni giorno, la nostra vita di persona, e questo riguarda tutti, i credenti, gli atei, gli gnostici. È una vita in cui noi, chiunque di noi, deve decidere se sta dalla parte del bene o del male, se fa cose giuste o ingiuste. Questa è la legge naturale, che riguarda tutti, è scritta nell'anima di ogni essere umano, diceva Benedetto XVI. Quindi di fronte alle leggi degli uomini che non possono prevalere su questa legge, sui 10 comandamenti, non possono, per nessuna legge può prevalere. Se uomini in un assetto sociale, in un determinato periodo storico, fanno leggi che contrastano la legge naturale, ci si deve organizzare per affrontare questa situazione. Non c'è solo, da questo punto di vista, attenzione, una problematica legata ai cosiddetti, a me non piace assolutamente il termine, ma probabilmente è una cosa mia, principi non negoziabili. Per me i principi non negoziabili sono i 10 comandamenti, non c'è bisogno di aggiornare cose antiche. Nei 10 comandamenti c'è tutto, ma non c'è soltanto questo. Da questo punto di vista, quindi, i temi legati alla vita, non uccidere, ad esempio, e quindi le problematiche relative alla legge 194, la procreazione assistita, tutti questi temi. Lo dice chiarissimamente Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, che a un certo punto, nel cuore di quell'enciclica, dice, propone un nesso che è impossibile non tenere in considerazione nella situazione attuale, tra questi temi, che sono i 10 comandamenti, i principi non negoziabili, e i bisogni delle persone. Dice Benedetto XVI, se non si riesce a vedere come gli atti, i comportamenti, le leggi incidono sui principi dell'ordine naturale, come si fa, pone questo interrogativo, come si fa a vedere i bisogni delle persone? E questo
questa la chiave anche intellettuale per cui noi abbiamo una classe politica in generale, in Italia, ma la questione si può estendere all'Europa, una classe politica che non è più ancorata ai principi dell'ordine naturale e quindi di volta in volta propone chiavi di lettura della realtà, mi riferisco in particolare alla crisi economica, che sono barzellette, che non hanno nessun contenuto politico, che vogliono soltanto ammaestrare le masse, ma non educarle, perché non hanno contenuto culturale e politico. La crisi economica non esiste, è una conseguenza della mancanza di principi. Ci vogliono far credere che esiste. Loro ci vogliono far credere che esiste. Quindi operano conseguenzialmente, tutte le azioni sono poste in essere di conseguenza per far credere questa sciocchezza. E tutti devono ruotare attorno a questa sciocchezza. E contemporaneamente non si occupano delle persone che sono in stato di difficoltà e di bisogno, non fanno le azioni conseguenti per impedire che un gruppo sempre più piccolo di persone abbia la quantità più grande di risorse, non del pianeta, in questo del pianeta, risorse ambientali, non ci ho mai creduto a queste, le risorse vere, concrete, il denaro, lo gestiscono in pochissimi e fanno speculazione. Quindi i due discorsi sono paralleli, vanno su vie parallele che poi convergono, che riguardano la persona nella sua integrità. Non sono discorsi distinti. E non è vero che questi discorsi non si possono affrontare a tutti i livelli, culturale, parlamentare, eccetera. Si potrebbero affrontare se ci fosse una classe dirigente culturale e parlamentare adeguata. Io personalmente preferisco la classe dirigente di 30 anni fa, ma questo è un giudizio mio personale, tutta democristiana, ma di quel livello, che firmava dal Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, della Sanità e compagnia bella, la legge sull'aborto, perché di questo si tratta, i democristiani avevano firmato loro la legge sull'aborto. Ma quella classe dirigente è una classe dirigente di spessore. La nostra classe dirigente politica non esiste. E questo è il dramma che abbiamo. E in particolare per quanto riguarda i cattolici, questo è il disastro più grande. Più grande. Io non la voglio fare tanto lunga, ma ritengo che questo sia il punto centrale da tenere in considerazione, cioè l'esigenza, ho tentato di dirlo qualche settimana fa in una cittadina bellissima che tra l'altro non conoscevo, a Civitella, dove ci siamo conosciuti con Daniele, con Laura. Io sono convinto, e per me non è una buttata, che a fronte del disastro che io osservo da convertito, forte della mia esperienza precedente, e a questo proposito Pietro voglio dirti che non so se mi ritengono un nemico molti cattolici, sicuramente a una gran parte dei cattolici della mia esperienza precedente, quindi del mio sapere, dei metodi, della cultura, delle strategie dei radicali, non importa assolutamente nulla, perché se gli fosse importata questa cosa, ben altro sarebbe stato l'atteggiamento che avrebbero avuto nei confronti di chi vuole mettere a disposizione queste conoscenze, non contro qualcuno, perché io non sono contro qualcuno, sono sicuramente contro una cultura. Perché quella cultura a cui io ho partecipato, di cui io sono stato protagonista, perché il denaro e le decine di milioni di euro negli anni
li ho raccolti io. Ho scritto ieri nell'articolo, mi sono rivolto direttamente al signor direttore dell'Osservatorio Romano, dicendogli che lui va da direttore del giornale del Papa a parlare, a dialogare con Pannella dell'Immacolata Concezione. Io per 20 anni, trovavo io il denaro per fare i cartelli e andare a San Pietro, e sui cartelli c'era scritto no Vatican, no Taliban. E questa è un po' la situazione. Non so se Bian abbia, ma sono sicuro, visto l'elevato suo livello di cultura, abbia compreso il messaggio che vi volevo dare. Quindi alla maggior parte dei cattolici non gli interessa, perché nel senso che la cultura di cui Pannella, la Bonino, i radicali sono l'espressione, ha dilagato talmente che quella cultura non viene combattuta. Potrei farne tanti di esempi. C'erano persone, ci sono sicuramente persone che sono in grado di combatterla, ma per combatterla quella cultura ci vuole grande coraggio. Ci vuole coraggio. Non c'è niente da fare. Bisogna veramente tirar fuori il coraggio, perché è una cultura che ormai ha talmente inquinato la nostra società. Sto parlando della cultura complessiva, delle due rami, per così dire, che ho enunciato, che se tu dici qualcosa che non è in linea, diciamo così, sei messo completamente ai margini. Diventi un perseguitato, cioè, e siamo sempre lì, carnefici e vittime. Si dovrebbe tentare, a mio avviso, e lo dicevo appunto Civitella, di avere consapevolezza di questa realtà e di agire nell'immediato perché questa realtà cambi verso. E ci sono le condizioni, ci potrebbero essere le condizioni, non è che non esistono persone in grado o gruppi organizzati, organizzati sui principi, su questi principi, col disinteresse, in assoluto disinteresse personale. Io credo che se ne possono trovare tante di queste persone. Bisogna diventare forza, costituirsi anche come esempio per gli altri. È un lavoro lunghissimo da fare. Io a Civitella avevo usato anche l'espressione costituire un partito cattolico. Credo che sia una cosa da prendere in considerazione, un partito che non si ponga un problema nell'immediato di andare alle elezioni, ma che diventi un soggetto, cioè che abbia le sue risorse, abbia le sue capacità di intervento, abbia i suoi strumenti e si richiami nella sua azione quotidiana ai principi cattolici, quelli del sì sì, no no, quelli della verità, della libertà. C'è un bellissimo libretto del cardinale Biffi di un annetto fa, che diceva che l'essenza del cristianesimo, oltre che amare naturalmente una persona, è la libertà, sta nella libertà e nella verità. Ce ne sono persone che possono operare in libertà e verità. E termino ricordandone una che poi è la persona che ha scritto la prefazione a questo mio ultimo libro, che è Mario Palmaro, che è una persona che è stata una persona per me, anche se non ho avuto con lui frequentazioni assidue, ma è una persona che soprattutto nell'ultimo anno ci siamo sentiti spesso telefonicamente, ci siamo scambiati messaggi, e per il fatto che lui ha voluto scrivere la prefazione a questo libro, io sono solo per questa ragione legato moltissimo a questo libro, perché Mario è una persona a cui volevo, che amavo profondamente, perché incarnava quello che secondo me deve essere una persona che crede veramente.
nei principi, nella libertà, lo amavo anche per come è riuscito a convivere con la sua sofferenza e per come, e se volete questo è un ricordo che faccio in questo momento a lui in forma umile di preghiera, per come lui mi ha sostenuto con piccoli segni, piccoli messaggi, quando la sua sofferenza era enorme e ha avuto la capacità di sostenere una persona che non conta niente come me. Vi ringrazio tanto. Intanto ti ringrazio per la splendida prolusione e vorrei rincuorarti, perché non è vero che non conti nulla, non perché lo dica io, ma perché da cattolici sappiamo che Dio stesso decise nell'alba dei tempi che si sarebbe incarnato per redimere, riconquistare quindi col suo sangue tutte le persone che avrebbero corrisposto. Se fosse stato necessario lo avrebbe fatto mille volte per salvare una sola persona. Quindi ogni vita ha un valore immenso, infinito, per questo motivo. Se vale a tal punto da indurre Dio stesso a morire pur di riscattarla dopo averla già creata gratuitamente, quindi dobbiamo chiederci quanto vale questa vita e come andrebbe vissuta. Certamente questa Europa che invece di aiutare le famiglie propone l'aborto libero, l'aborto gratuito, l'aborto chimico, l'aborto facile, ai malati e agli anziani invece di fornire magari l'assistenza anche diretta, umana, elargisce l'eutanasia, ai bambini viene dato già l'insegnamento pederastico, l'insegnamento immorale per deviarli fin dall'inizio. Ecco, tutto questo che sta prendendo piede sembra incredibile. Già io ho solo 40 anni, però io mi ricordo che ad esempio già una ventina di anni fa parlare di queste cose sarebbe stato assurdo. Certo, c'era qualcuno che già ne parlava, forse si arriverà che magari ci saranno le fiabe gay negli asili, delle cose, no, dico 20 anni fa, e dico sì, vabbè, si arriverà che sì, ci siamo, cioè, è presente, quindi ci siamo arrivati, quindi, o addirittura l'eutanasia, io ricordo, insomma, sì, in Italia l'eutanasia, beh, c'è l'aborto, il divorzio, l'eutanasia non arriverà mai, è arrivata per via giudiziaria, non c'è stato neanche bisogno di fare una legge, è arrivata per via giudiziaria. Quindi insomma, davanti a tutto ciò, ecco, adesso cercheremo di fare un salto nel passato che però dovrà terribilmente cercare di essere una riproposizione per il presente. Sarà la parola al professor Biglioni.